Salve, mi chiamo Fiorenzo Marinelli e vi ringrazio di avermi invitato a partecipare a questa conferenza Stop 5G da casa. Io sono un ricercatore del CNR in pensione da 2 anni e mi sono sempre occupato di effetti biologici dei campi elettromagnetici e studi su cellule in coltura prevalentemente. E vi parlerò del problema delle radiazioni elettromagnetiche nell'ambiente in cui viviamo e di questa problematica nuova delle tecnologie 5G. Allora, il 5G viene immesso nell'ambiente senza valutazione del rischio. Diciamo innanzitutto che cos'è il 5G. Il 5G sono frequenze millimetriche che vengono utilizzate da pochissimo tempo alle frequenze di 28 GHz, quindi miliardi di Hz, e 3,34 GHz e 78 GHz che si utilizzeranno per le automobili a guida automatica. Ma noi abbiamo già delle frequenze 5G in uso che sono inframmezzate al 2G, 3G, 4G che esistono già. Infatti le nostre antenne, come potete vedere, sono queste antenne più in alto che sono delle vecchie frequenze, più queste in basso che sono invece le antenne delle frequenze cosiddette 5G, ma che sono molto vicine come frequenza a quelle precedenti. Infatti noi conosciamo già i danni prodotti dalle radiofrequenze alle frequenze che utilizziamo in questo momento con i telefoni cellulari e così via. Tanto che lo IARC, Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le ha classificate nel 2011 come possibili cancerogeni per l'uomo. E questa classificazione poteva anche essere più restrittiva. Non lo è stata fatta nel 2011 perché non esistevano studi su animali di queste frequenze, 2G, 3G e 4G. Fino a che lo scorso anno il National Toxicology Program degli Stati Uniti e l'Istituto Ramazzini qui di Bologna hanno concluso le loro ricerche pluriennali, perché sono ricerche cominciate qualche anno fa, e hanno pubblicato i risultati di queste ricerche che indicano una cancerogenicità delle radiazioni di radiofrequenza. Le antenne 2G, 3G e 4G emettono con una tecnologia che irradia tutta l'area attorno alle antenne, per cui chi vuole telefonare prende il suo telefono, si connette con il segnale dell'antenna, comunica con l'antenna e telefona. Però il segnale è sparso tutto attorno. Le nuove antenne 5G, che hanno una tecnologia che si chiama beamforming, formazione del fascio, irradiano nella direzione in cui si richiede il segnale. E quindi se c'è una persona che sta telefonando per mettersi in comunicazione, il raggio viene inviato prevalentemente nella zona della persona che sta telefonando. Se ce ne sono due, saranno due raggi che vengono inviati, ognuno alla persona che lo sta richiedendo. Questo beamforming però comporta un problema che non si riesce a misurare esattamente la densità di potenza, quindi la quantità di campo che viene irradiata verso la persona che sta telefonando. Le ARPA infatti si trovano in difficoltà su queste misure proprio perché non esiste ancora un criterio di misurazione univoco. Stanno tentando di fare misurazioni di campo medio, ma non sono effettivamente quelle che servono per capire se si superano i limiti di legge. Le antenne 5G a 24-27 GHz sono fatte in questo modo. Sono questi puntini che vedete, sono 64 per ogni antenna,
E questo è il sistema tecnologico beamforming, cioè formazione del fascio, per cui tutte queste piccole antenne collaborano per produrre un fascio di radiazione emessa. Sono due per ogni blocco, quindi sono 128 di queste antenne per ogni blocco. E vengono posizionati in direzioni diverse sui pali che tengono le antenne, quindi vengono aggiunte alle altre. La quantità di antenne sarà triplicata perché le antenne 5G, soprattutto con le onde millimetriche, non fanno dei grandi percorsi, per cui devono essere posizionate ogni 150 metri almeno. Gli alberi, per esempio, attenuano il segnale emesso. E gli ostacoli come i palazzi, le costruzioni, lo stesso le fermano e quindi devono essere molte di più. Tanto che saranno migliaia e migliaia di antenne installate per far funzionare il 5G. Questa è una simulazione della emissione beamforming di queste antenne. No? Vedete che ognuno dei puntini che abbiamo detto prima forma un fascio che collabora con tutti gli altri per coprire tutta la zona. Questa che vedete invece è una misurazione fatta recentemente delle frequenze di 3,4 GHz a Bologna, dove il segnale è molto, molto consistente, la densità di potenza è elevata, ma penso che sia per il fatto che sono in sperimentazione, non credo che questo sia il segnale che si utilizzerà quando saranno in funzione veramente. Il Financial Times del gennaio 2020 riportava che la Svizzera ha bloccato lo sviluppo del 5G almeno per quanto riguarda la tecnologia beamforming. Quindi consentirà l'installazione delle antenne, ma per frequenze diverse che non utilizzino la tecnologia beamforming. Perché, come abbiamo detto, questa tecnologia non permette di fare una misurazione a livello dell'utilizzatore che faccia capire che si rispettano i limiti di legge dell'emissione di campo. L'Internet delle cose, è quel sistema che connetterà tutti gli oggetti che utilizzano le frequenze 5G l'una con l'altra, in modo da avere una rete complessiva di connessione e di conseguenza anche un campo che ricopre totalmente la città o comunque tutte le zone in cui viviamo. Per questo le radiofrequenze sono un problema anche ambientale perché è una modificazione profonda dell'ambiente in cui viviamo. Non si tratta soltanto del problema della salute legato alle radiofrequenze. Uno dei problemi è quello del 5G dallo spazio. La ditta SpaceX di Elon Musk, con il progetto Starlink, si prepara a irradiare tutta la Terra dal cielo con 1 milione di antenne satellitari. Finora ne sono state inviate nello spazio 240 in 4 blocchi da 60, 4 razzi da 60. E è assolutamente irragionevole pensare che ci si possa arrogare il diritto di irradiare tutta la Terra per fornire un servizio che in qualche caso può essere utile, ma che irradia completamente tutta la vita sulla Terra. Non esistono granché studi sugli effetti biologici del 5G, ci sono soltanto alcune evidenze, compreso uno studio del dottor Feldman del 2008, che teneva in considerazione il fatto che le ghiandole sudoripare nell'epidermide hanno una forma ad elica, come si vede in questa immagine. Questa forma ad elica è un condotto, qui vedete un attacco di una ghiandola sudoripera, è un condotto che è riempito del liquido, che è il sudore, che contiene ioni e sali e che quindi è una sostanza conduttiva.
e una sostanza conduttiva può funzionare da antenna. E infatti questa pubblicazione di Feldman sull'American Physical Society riporta la possibilità che queste antenne ricevano in maniera importante il segnale del 5G, cioè delle onde millimetriche, e possono creare danni alla salute. In che modo? Se andiamo a vedere uno spaccato dell'epidermide, vedete i peli, l'epidermide superficiale, poi questi dotti delle ghiandole sudoripare, come vedete qua, che sono avvolte su se stesse, e le terminazioni nervose che sono le specializzazioni periferiche del sistema nervoso centrale. Per cui noi abbiamo all'incirca 100 ghiandole sudoripare per centimetro quadrato di pelle. Sono circa 20.000 in tutto il corpo. Immaginate cosa può significare che tutte le terminazioni nervose che si trovano in questa porzione dell'epidermide, se vi toccate una mano, sperimentate appunto che ci sono queste terminazioni nervose del tatto, vengono eccitate contemporaneamente dalla radiazione 5G. E quindi possono portare un segnale al sistema nervoso centrale, al cervello, tutte contemporaneamente. E questo non è mai successo, insomma. E non si sa se l'organismo è in grado di sopportare una cosa del genere o se questo può produrre dei danni di diverso tipo o quantomeno, per esempio, alterazioni comportamentali. Perché oltretutto, il sistema del tatto viene elaborato dal sistema limbico, che è quello che poi fornisce le emozioni, elabora le emozioni. Queste frequenze del 5G sono state vendute dal governo nel ottobre-novembre 2018, ma senza un parere sanitario. Una legge della riforma sanitaria 833 del 78 assegnava al governo la competenza di richiedere il parere sanitario in materia di immissione di energia nell'ambiente. Questo parere sanitario non è stato richiesto e sono state vendute ugualmente le frequenze. Tutta la storia la trovate al sito www.infoamica.it. Che con un accesso agli atti è riuscita ad avere poi la dichiarazione che comunque non sono state richieste pareri sulla innocuità di queste emissioni di radiofrequenza. Quindi l'installazione delle antenne 5G è un'installazione che è stata fatta in maniera illegale, nel senso che non rispetta completamente i criteri di legge per l'immissione di energia nell'ambiente. Sono stati fatti appelli di scienziati che nel 2017 e anche nel 2018 chiedono di non installare il 5G fino a che non siano stati fatti degli studi esaustivi per dimostrare che questi campi non sono dannosi né alle persone né all'ambiente. Malgrado questo, queste antenne vengono installate. È stata fatta anche un'opposizione politica all'installazione del 5G dalla senatrice Sara Cugnal, che però il governo ha bocciato. Non solo, ma i 5 Stelle, di cui faceva parte la senatrice Cugnal, l'hanno espulsa. Tanto che lei adesso si trova nel gruppo misto e non nei 5 Stelle. Molti comuni in Italia hanno fatto ordinanze di moratoria dell'installazione della tecnologia 5G, come ha fatto la Svizzera o come ha fatto il comune di Bruxelles. E questo, per esempio, è la delibera del comune di Marzabotto che ha dichiarato la moratoria per l'installazione del 5G, almeno per il periodo fino a quando non si abbiano indicazioni dal Ministero di Sanità di innocuità della installazione delle antenne. Inoltre, il 5G è contrario ai diritti umani della Convenzione europea. C'è una Convenzione europea che deve garantire che le nuove tecnologie non
provochino danni alla salute delle persone. E che cosa fare? Quello che si può fare è far spostare le antenne fuori città, intanto. Togliere i wifi dalle scuole, che sono inutili, basta cablare i banchi. Cablare con fibra ottica tutto il paese, come era stato previsto dalle leggi precedenti. Distribuire internet come con la corrente elettrica, via cavo fino al computer. Non occorre fare l'ultimo miglio per poter vendere le frequenze alle compagnie. Il segnale va portato fino al computer via cavo. Abbiamo cablato tutta la Terra con milioni di chilometri di cavi e di fibre ottiche per far viaggiare bene il segnale internet. Non possiamo mettere il collo di bottiglia della trasformazione del segnale da fibra ottica in segnale radio, dove passa con più difficoltà ed è meno efficiente. Quando sono stati fatti le leggi sul limite di esposizione da campi elettromagnetici, questo limite è stato suddiviso in tre parti. Un limite di esposizione che è di 20 volt per metro, uno valore di attenzione che è di 6 volt per metro, che dobbiamo al dottor Giuliani negli anni in cui si parlava dei limiti di legge, e un obiettivo di qualità invece che è stato messo a 6 volt per metro come il valore di attenzione, mentre invece è ragionevole pensare che un obiettivo di qualità debba essere inferiore per tutelare meglio la salute dei cittadini. Quindi dobbiamo chiedere che questa anomalia della legge sia in qualche modo corretta. Dal febbraio dello scorso anno è in vigore uno sciopero dell'uso del cellulare, il primo giorno di ogni mese. Perché questo? Per dare un segnale alle compagnie che comunque siamo preoccupati dell'utilizzazione di questa strumentazione. Il problema è il telefono, perché a causa della sua vicinanza produce dei grossi problemi alle cellule del nostro sistema nervoso centrale del cervello. Tant'è vero che le compagnie hanno già dichiarato sui libretti di istruzione dei telefoni di utilizzarlo almeno alla distanza di 1,5 centimetri, cosa che non fa nessuno. Se noi non lo usassimo più, non ci sarebbero le antenne. Sarebbe consigliabile non sottoscrivere contratti 5G in modo che la tecnologia non prenda piede. Il cellulare inoltre è una radio di emergenza che è prezioso in tutte le situazioni di emergenza, ma va usato solo in caso di emergenza, dove trarsi d'impaccio da un problema, che può essere un incidente o un qualsiasi altro problema, è più importante che valutare i possibili danni prodotti dalla telecomunicazione, ma va usato solo in caso di emergenza, non può sostituire la comunicazione via cavo. Molte persone hanno tolto il telefono col filo da casa e hanno sbagliato perché in questa maniera sono costrette ad irradiarsi continuamente per avere una chiamata. Esiste un problema di democrazia collegato al 5G, perché viene imposto a tutti senza il parere sanitario e questo è antidemocratico e illegale. C'è un problema anche etico dell'irradiazione col 5G, perché il 5G viene imposto a tutti, anche a chi non lo usa, e questo è immorale. Non si vede per quale motivo e come possa essere corretto il fatto che una ditta americana possa mandare in orbita hanno avuto il permesso fino a 11.936 satelliti nei prossimi anni per irradiare tutta la Terra, comprese le persone che non lo vogliono usare. Quindi è un rapporto privato tra il cittadino che vuole usare il telefono via satellite e la ditta che fornisce il servizio, ma che provoca dei danni anche alle altre persone che non vogliono utilizzarle. Questo è immorale. Lo sviluppo tecnologico deve rispettare la salute e la democrazia, altrimenti non è progresso. Questo
Questo sviluppo, il 5G delle cose, l'internet delle cose, viene spacciato come un progresso ulteriore della tecnologia e dell'umanità. Ma se non rispetta la salute e non rispetta la democrazia, non è considerabile un progresso. Il problema è ambientale, come dicevo. In questo libro che abbiamo scritto con la dottoressa Francesca Romana Orlando, abbiamo voluto commentare la bibliografia indipendente esistente in campo scientifico in modo che fosse ben comprensibile da persone non addette ai lavori, quindi per tutti, spiegare quali sono i problemi relativi ai campi elettromagnetici a tutte le persone che non sono addette ai lavori. E in questo volumetto ci sono riportati almeno 300 pubblicazioni scientifiche che dimostrano i danni prodotti dai campi elettromagnetici. E questo librino ha un sottotitolo che si chiama L'inchiostro nell'acquario, che è una metafora per dire che l'immissione delle radiofrequenze nell'ambiente, così come le utilizziamo ora, è come aver versato una boccetta di inchiostro in un acquario, dove noi siamo i pesci, non possiamo allontanarci dall'acquario, ma l'ambiente in cui viviamo è profondamente cambiato e molto probabilmente dannoso per la salute. Arriverà il momento in cui, riconoscendo i danni prodotti dalle radiofrequenze, irradiare artificialmente una persona senza il suo consenso sarà considerato un crimine. Vi ringrazio dell'attenzione, arrivederci.